Ringrazio della disponibilità, abbiamo fatto il quadro abbastanza completo su quello che è il momento del Milan. Se avremo occasione, mi auguro di sì, ci risentiremo nel corso di questa stagione, magari Volentieri. vedremo a che punto è la corsa scudetto del Milan. Grazie. Alla prossima. Ciao, Ciao Luca, ciao. ciao, ciao. Diamo un aggiornamento per quello che riguarda la partita, poi magari leggiamo qualche messaggio. Siamo 0-0 all'intervallo. Ce ne sono dei messaggi? Sì. Allora, leggiamoli. Allora, Fabio Albavilla ci scrive: Ciao, la miglior formazione che si potesse schierare per l'Inter stasera, ma la qualificazione è stata decisa all'andata. Conte out, vai, con Conte out, non Vedo ci che stanchiamo. sta prendendo piede questo Conte out. Io in questo momento non sono così negativo su Antonio Conte, perché in un momento in cui la società manca del tutto, la proprietà manca del tutto, forse è l'unica occasione di serenità la sta dando proprio lui. Poi magari non può non piacere, può essere un allenatore che sta antipatico per il suo passato juventino, però è comunque un allenatore che sta riuscendo a compattare il gruppo sui propri obiettivi. Non ci riuscirà a completarli, sì, no, vedremo alla fine della stagione, però finché non ci sarà un po' di serenità dall'altra parte, forse è meglio tenerselo stretto Antonio Conte. Non so se dalla regia ci fanno sapere qualcosa sul prossimo collegamento, nel frattempo non so se ci Continuiamo, sì. sono, sì, qualche altro messaggio. Salvatore, sempre con le sue due televisioni, una su Inter Ringraziamolo e sempre. una su di noi. Ciao ragazzi, siamo ancora qua. Domanda, vista la partita della mia Inter, ma perché non abbiamo tenuto Biraghi invece di prendere il vecchietto Young? Che tra l'altro stasera non sta neanche giocando Young, sta giocando Darmian a sinistra, come già fatto in passato, anche se lui gioca da terzino destro. Diciamo che fra tutti i giocatori possibili e immaginabili, Biraghi non è che sia il top del top in Serie A o perlomeno nel ruolo dei terzini. È un ottimo, un buon giocatore che secondo me nella rosa dell'Inter ci poteva stare. La realtà è che bisognava riscattarlo dalla Fiorentina, pagare e nella scorsa estate i soldi per completare delle operazioni non ce n'erano. Ci avete chiesto in tanti, nel corso di questa stagione, di parlare del calcio Como, quindi abbiamo scelto il momento migliore della stagione, dopo che ha perso il derby 4-0 contro il Lecco, per poter fare un approfondimento. Però è proprio nei momenti di difficoltà in cui bisogna approfondire un po'. E allora accogliamo il nostro prossimo ospite, Angelo Taglieri. Ciao Ciao Angelo. Angelo, buonasera. L'abbiamo intravisto, poi è scomparso. Non so se Scherzetto. c'è o non c'è. Dovevamo Dalla regia. parlare di Como, invece. Tra l'altro Angelo è eccoci qua, Eccolo. ci siamo. Ciao Angelo. Buonasera. Ciao a tutti. Eccoci. Lui oltre ad essere un collega di calciomercato.com, un amico e collega, è anche il commentatore del Como per Eleven Sport. Quindi lui ha visto da vicino questa sconfitta per 4-0 contro il Lecco nel derby. Cosa non ha funzionato, Angelo? Possiamo raccontarlo? Sì, non hanno funzionato tante cose. Diciamo che in realtà la partita poteva iniziare benissimo per il Como perché Gatto. Ecco fatto. Attenzione, abbiamo di nuovo Colpo di scena. problemi di linea, mi si è frizzato l'angelo. Non lo so, vediamo di recuperarlo, se non si riesce via Skype magari proviamo a farlo al telefono, dato che non manca tantissimo alla pubblicità. Non so se nel frattempo Nel frattempo c'è una c'è una telefonata, quindi telefonata. risolviamo così. Tempismo Pronto? perfetto. Pronto. Pronto, buonasera. Sono Buonasera. Massimo. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Ciao, buonasera. Come Dici state? tutto. Tutto bene? Ma vi dico tutto, io vorrei parlare un secondo del mercato del Milan, che non mi è piaciuto molto, specialmente per la lista UEFA, perché escludere Auge secondo me è stato un errore, cioè un giocatore che comunque stava incominciando a imparare, ad avere una certa esperienza, escluderlo secondo me potrebbe dire bruciarlo. E cioè per mettere poi me te io Guarda, francamente è una storia abbastanza complicata. Abbiamo provato a raccontarlo settimana scorsa, non so se ci hai seguito. Il Milan di fatto tagliando conti, vendendolo, ma ha perso un posto in lista. Quindi in realtà il posto di Agüero non è stato dato a Mete, è stato dato a Mandzukic. Quindi è quello lo scatto che c'è stato. Purtroppo il Milan non ha ragionato, perlomeno magari ha ragionato e ha scelto consapevolmente di lasciare andare Andrea Conti, sperando in un'operazione che poi possa portare un incasso a fine stagione, cedendolo al Parma in obbligo di riscatto, e non è riuscito a
ha scelto perlomeno di escludere Auge fra tutti i giocatori in lista, forse perché era quello con un po' meno esperienza, come hai detto tu, o forse perché era quello che aveva un po' più di spazio come alternative in rosa. Abbiamo recuperato Angelo nel frattempo. Massimo, ti chiedo se ci puoi dare anche questo spazio, non so se segui anche la Serie C, il calcio Como. Angelo, stavano dicendo cos'era successo per il Como contro il Lecco. Abbastanza bene per il Como, perché Massimiliano Gatto è andato a un passo dal gol, c'è stato il miracolo del portiere dell'Ecco, poi l'Ecco ha tirato fuori il meglio di sé, come già aveva fatto all'andata, perché anche all'andata era stata una partita senza storia, un 3-0 nettissimo, un Lecco che quando gioca contro il Como non schiera mai i giovani per fare minutaggio, ma punta sempre sui giocatori esperti, ed è stata una partita che poi il Como, dopo essere andato sotto, ha provato a riprendere, però si è sbilanciato troppo, come ha detto lo stesso Giacomo Gattuso, e diventa implacabile la squadra di D'Agostino quando ha spazi davanti a sé, con Dudu Magni, con Iocolano, quindi c'è tanta qualità nell'Ecco. È il Lecco che meraviglia un po' in questa incostanza, il Como è incappato in un passo falso, il primo con Gattuso in panchina, perché 2 settimane fa è sì arrivato lo stop con la Pistoiese, ma c'era Guidetti, non Gattuso in panchina, quindi vedremo se già contro la Lucchese nel prossimo turno, classico testa coda, ci saranno degli strascichi di quanto è successo all'Ecco, oppure invece se la squadra riprenderà il suo cammino da prima in classifica. Mister Gattuso in conferenza ha dichiarato: non sarà semplice ripartire dopo questa sconfitta, ci dobbiamo aspettare qualche cambio in vista della partita contro la Lucchese. Poi Massimo, ti faccio fare una domanda. Ma io credo che cambierà qualcosa in difesa, perché Solini, che è stato tra i peggiori in campo, è incostante in questo periodo, e Bertoncini dà sicuramente un qualcosa in più nella linea difensiva, un giocatore di esperienza, l'anno scorso era alla regina. Poi anche Nicola Saglievi, che è stato comprato dalla Juve Stabia nel mercato di gennaio, può far rifiatare Kidak sulla sinistra. Iovine di fatto sulla destra potrebbe uscire, è stato uno dei peggiori in campo contro l'Ecco, molto stanco, vedremo se c'era spazio per Toninelli. Poi credo che in realtà davanti cambierà poco, perché Peli si è rotto il crociato, Coffi è appena entrato, quindi i tre trequartisti tra l'altro sono stati tra i migliori in campo, perché ci hanno provato fino alla fine. Credo che se cambierà qualcosa nel pacchetto arretrato, perché è chiaro che deve ritrovare un attimo di stabilità. Credo che Bertoncini sia la chiave di tutto, perché è un giocatore davvero importante per questo Como. Massimo, ci sei ancora? Sì. Angelo è un collega di calciomercato.com, quindi se hai una domanda sul Milan di mercato è pronto a risponderti anche a questo. Una domanda sul Milan di mercato, ma ormai il mercato è finito. Beh, si guarda avanti, si guarda. Si guarda avanti. Io spero che riescano a recuperare per bene i giovani, tipo Diaz, tipo Auge, e poi mi dispiace che probabilmente perderemo Çalhanoğlu, perché a questo punto vala, e mi dispiace che il Milan non si sia premunito con un giocatore da poterlo sostituire. Io ci avrei visto bene Zaccagni, che si è già preso il Napoli spendendo anche poco. Angelo, non so se hai aggiornamenti da... Se puoi tranquillizzare Massimo, un po' l'abbiamo fatto anche prima, ma vediamo se... Infatti sento troppo pessimismo intorno a Çalhanoğlu. È vero che il rinnovo deve ancora arrivare, come dovrà arrivare per Gigi Donnarumma, però credo che le parti pian piano si stiano avvicinando. Çalhanoğlu probabilmente si è reso conto di aver fatto una richiesta fuori mercato in questo momento, e il Milan invece è rimasto saldo su quelle che sono le proprie convinzioni, quindi un contratto, un ingaggio da 3,5 milioni che può arrivare a 4 con bonus. Io credo che alla fine un accordo per il turco arriverà, anche perché lui è vero che è un giocatore importante per il Milan, ma anche il Milan è stato importante, che lo ha aspettato, che lo ha coccolato nei mesi difficili, quindi credo che alla fine arriverà questo accordo, quindi un po' di ottimismo in più per il futuro del Milan ci sta. Sei tranquillo Massimo? Ma speriamo, speriamo. Perfetto. E poi ho fiducia in Maldini, mi sembra che stia facendo bene, quindi se sta tranquillo lui probabilmente avrà le sue carte da giocare. Grazie Massimo di aver chiamato. Grazie. E ciao, buona serata. Ciao. Grazie anche ad Angelo Taglieri di essere stato con noi fra mille problemi, abbiamo raccontato qualcosina anche del Como, seguitelo, è anche scrittore, ha pubblicato dei libri, andate a cercarlo, mi raccomando. Grazie. Ciao Angelo, grazie mille. Grazie per essere stato con noi, ciao. Ci fermiamo un pochino per la pubblicità, rimanete con noi.
eccoci qua ritrovati, grazie, continuate a mandare tutti i messaggi, a chiamarci, vi ricordo i numeri al quale poterlo fare, potete chiamare il telefono fisso allo 031 33 00 655 oppure continuate a mandare messaggi WhatsApp al 335 70 84 396. Manuele. Abbiamo già in collegamento il nostro prossimo ospite. Eccolo. Eccoci qua. Vittorio Pisani, ciao, buona serata, anzi Daniel Pisani, perdonami, esperto ovviamente del mondo Juve, siamo qui per commentare questo primo tempo della partita di Coppa Italia. Che primo tempo hai visto? Ben trovato innanzitutto. Ben trovati a voi, buonasera, buonasera Emanuele, come sempre grazie per il piacere di partecipare alla vostra trasmissione. Piacere Ma nostro. Guarda, un primo tempo che personalmente non è che mi abbia lasciato molto soddisfatto, una Juventus attendista, forse anche troppo, sembrava quasi che aspettasse il gol dell'Inter per potersi svegliare. Una Juve che sta vivendo una fase sicuramente molto importante della stagione, dunque anche bene, anche saggio poter dosare le forze, potersi in un certo senso amministrare. Quello che personalmente mi preoccupa un po' è quel processo che finora stava andando piuttosto bene, soprattutto nel 2021, partita di San Siro di campionato a parte, cioè di una squadra sempre più proiettata in fase offensiva, con una mentalità offensiva, sembra aver avuto un freno sia sabato scorso con la Roma, sia soprattutto questa sera, dove in tutta franchezza, per quanto io possa essere tifoso della Juve, devo riconoscere che l'Inter ha giocato meglio e forse avrebbe anche meritato qualcosa in più rispetto allo 0-0 con cui si sono conclusi i primi 45 minuti. Invece cosa ti aspetti da questo secondo tempo? Qualche cambio di Pirlo? Sì, qualche cambio di Pirlo, anche se francamente l'assenza di Artur si sta facendo sentire, Artur non è disponibile, ma soprattutto mi aspetto un altro nervo, ecco, una Juventus che entra in campo un pochino più concentrata, anche perché poi nel finale di primo tempo, quando la Juve ha pressato alta un po' la difesa dell'Inter, si è resa pericolosa, Cristiano Ronaldo ha tirato in un paio di circostanze, in una situazione ha respinto un difensore nero-azzurro, in un'altra ha respinto coi piedi Handanovic, cioè se la Juve ci crede può sicuramente far male alla formazione di Antonio Conte. Certo è che se dovesse lasciarla all'iniziativa, è vero che puoi sempre anche gestire una situazione per cui anche perdere 0-1 ti porterebbe comunque in finale, ma non deve essere questa la mentalità, quindi mi aspetto una Juve che entri in campo decisamente più forte, più coriacea, più decisa per aggredire già alta la squadra nerazzurra. Sai, sono in larga parte d'accordo con te su quello che è stato la gestione di questo primo tempo e della partita contro la Roma, ma di fatto Pirlo lo aveva un po' annunciato in conferenza stampa, cioè l'importante è vincere e quindi nell'immediato contro squadre che giocano in contropiede, perché perlomeno sia la Roma che l'Inter tendono a sfruttare la verticalità del campo, la Juventus in questo inizio di stagione aveva fatto fatica. Quindi ci può stare, secondo me, questo passo indietro, se così vogliamo, dal punto di vista del gioco, un ritorno a una Juve in stile Allegri, se vogliamo, che gestisce stretta e compatta, piuttosto che una Juve che magari dà tanti spazi e tante occasioni. Certo, come dicevi tu, manca forse la parte offensiva, qualcosa in più. Tra le altre cose, guarda Manuele, la Juventus di Allegri sicuramente ha scritto una pagina fondamentale della storia di questi colori, però è stata una squadra che non è mai riuscito a oltrepassare il guado a livello europeo. Non parlo soltanto delle finali perse, dove le finali, come diceva il presidente per antonomasia, l'avvocato Agnelli, sono sempre più o meno al 50% di possibilità, ma mi vengono in mente magari altre partite, quella di Monaco di Baviera o addirittura quella di Madrid, dove dopo il 3-0 Allegri non si capisce per quale motivo aspetta a inserire Cuadrado, aspettando dei supplementari fantasma che non arriveranno mai. Cioè, voglio dire, capisco che nell'arco di una stagione tu debba anche essere estremamente in grado di cambiare, di essere un camaleonte, perché la stagione è lunga, le partite sono tante, ci sono gli infortuni, però è un discorso di mentalità su cui la Juventus secondo me stava lavorando molto bene e vorrei che continuasse a lavorare in questa maniera, perché poi magari stasera il turno riuscirai comunque a passarlo, perché mancano 45 minuti, l'Inter deve segnare due gol e forse non le basterebbero nemmeno ove la Juventus ne segnasse uno, perché si andrebbe all'overtime. Però ecco, quando poi tu troverai delle squadre europee decisamente più forti, non è che tu possa fare molti calcoli anche tattici. Ormai in Europa si gioca un calcio offensivo per cui le squadre forti, vedi City, che pure non ha mai vinto, Paris Saint-Germain, Bayern, vogliono sempre imporre il loro gioco e vogliono fare la loro partita.
Invece, a prescindere da come andrà stasera, come stai vedendo il lavoro di Pirlo? Cioè, sei contento della scelta fatta a inizio stagione o era meglio tenere Sarri? Guarda, io stravedevo per Sarri, anche se devo riconoscere per onestà intellettuale che non è stato proprio un connubio felice, in questo senso, sì. Probabilmente più per un discorso umano che non per un discorso tecnico. Si percepiva che alcuni giocatori, soprattutto della vecchia guardia, mal digerissero l'allenatore di Fidine Valdarno. La Juventus non è una società che può permettersi delle lunghe pause, non può permettersi di dare un'ulteriore possibilità, come ricordava Emanuele prima, vincere è l'unica cosa che conta, e quindi con ogni probabilità è stato giusto cambiare. Pirlo è un allenatore nuovo, un allenatore che ha una mentalità europea, che era ciò che la Juventus stava cercando con Sarri, perché secondo me il discorso del bel gioco è un falso problema. La Juventus stava cercando di cambiare pelle, come dicevo prima, di poter provare a fare la partita. Questo è stato il grande tentativo. Finora Pirlo, che non ha potuto fare neanche la preparazione, lo ricordiamo perché il campionato è ripreso praticamente un mese dopo che era finito quello del 2019-2020, sta facendo bene, qualche passo, diciamo così, falso ci può tranquillamente stare. Ecco, adesso l'importante è che questa, tra virgolette, paura di amministrare non possa, come ricordavamo prima, portare la Juventus ad indietreggiare, perché questo magari poi basterà, forse, non lo so, per poter arrivare a vincere il decimo scudetto, magari provare a vincere la finale di Coppa Italia, ma poi in Europa, quando troverai una grande avversaria, sai, come dicevo, una grande allenatrice di volley, sono dai piccoli dettagli, dalle piccole cose che si vedono le grandi cose. Io, ovviamente, avendo purtroppo qualche capello in meno, mi ricordo qual era la mentalità del Milan, che ovviamente da avversario ho sempre invidiato, ma da sportivo ho sempre ammirato. È chiaro che è un altro tipo di calcio, però se la Juventus vuole scrivere un'altra pagina di storia, non deve abbandonare questo tipo di discorso. Senti, Inter oggi, poi Napoli, poi Porto. In tre gare si può cambiare la stagione? Ma decisamente sì, guarda, soprattutto per quanto riguarda stasera e per quanto riguarda il Porto. Non voglio sottovalutare il campionato, dove indubbiamente le milanesi meritano la posizione che hanno, stanno marciando a ritmi serrati e quindi la Juventus non può più permettersi delle pause. Però è chiaro che il campionato è ancora lungo, ci sono ancora degli scontri diretti e quindi anche un eventuale pari al Diego Armando Maradona o addirittura toccando ferro da Juventino, una sconfitta secondo me non pregiudicherebbe poi granché, visto che mancherebbero ancora molte partite, mentre questa sera chiaramente tu hai la possibilità di andare a giocare il 19 maggio a Roma e col Porto è fondamentale passare per migliorare la Coppa dei Campioni dell'anno scorso, che non è stata certamente felice, e per arrivare quantomeno tra le prime otto. Poi sappiamo che spesso la Champions League non la vince chi è più forte, ma la vince chi ha più dettagli a proprio vantaggio. Vedi per esempio i sorteggi, perché se dopo il Porto la Juve dovesse avere un sorteggio non proibitivo, vuol dire che a quel punto lì ti mancherebbero tre partite, quelle di semifinale e quelle della finale. Quindi la Coppa dei Campioni è fatta veramente di tantissimi dettagli. Però ti vedo molto fiducioso sul passaggio del turno con il Porto. Ma guarda, Emanuele, io non mi voglio sbilanciare, sono sempre molto cauto, ma quest'anno secondo me in Europa c'è una grandissima opportunità, forse perché Cristiano Ronaldo dovrà sparare le sue ultime cartucce, anche se con ogni probabilità la Juve tratterà anche un possibile rinnovo, o forse anche perché non vedo all'orizzonte delle grandissime formazioni, Bayern, Paris Saint-Germain a parte. Il City lo sappiamo, segna 6 gol, 4 gol e poi quando trova un turno favorevole si scioglie come neve al sole. Magari quest'anno non sarà così. Io credo che la Juventus debba veramente crederci quest'anno. Poi, come ho detto prima, sappiamo che ci sono troppi dettagli per poter fare pronostici. L'ultima domanda, poi ti lascio andare, sei stato davvero gentilissimo. Rinnovo di Dybala sì, rinnovo di Dybala no, e nel caso di un no, venderlo a giugno? Allora, è una domanda complicata, ma da bravo giornalista quale sei, è legittimo che tu me la faccia. Ti dico la verità, guarda, Dybala sì, per quanto riguarda l'impossibilità o quantomeno la grande difficoltà di poterlo andare a sostituire. È un mercato particolare, una volta bastavano i soldi, andavi, firmavi l'assegno, ti portavi a casa il campione. Ora non è più così, perché i top club non ti vendono più i loro campioni, è difficilissimo. La Juventus ormai è arrivata, come dicevo prima, a un passo
dal Gotha, e quindi di conseguenza, se vuole diventare più forti, deve andare a prendere i giocatori dal Bayern, dal Real Madrid, dal Barcellona, e questi team non te li vendono. Dybala invece no, per quanto riguarda il discorso tattico. È un giocatore, ormai lo si è capito, che fatica a entrare negli schemi tattici di Pirlo. Quindi ti ho dato una risposta a metà, ma te ne ho spiegato le ragioni. Però per come sta facendo giocare Kulusevski in questo periodo, magari anche preferendolo a Morata, potrebbe anche essere la base in cui inserire Dybala, perché del resto lo stesso Pirlo l'aveva dichiarato qualche settimana fa, che Dybala e Kulusevski insieme no, perché si sovrappongono come zone di campo. Quindi magari potrebbe essere il principio per reinserire Paolo Dybala in questo scacchiere. Dybala non deve essere mai un problema, deve essere una risorsa, anche se io quest'anno credo che Dybala difficilmente partirà titolare, anche perché Pirlo finalmente ha trovato il suo assetto. Non credo che ora a metà febbraio, con la Coppa dei Campioni che incombe, andrà a cambiare qualcosa, però potrebbe essere veramente il giocatore che, entrando dalla panchina nelle partite difficili, possa dare quel quid in più alla Juventus e che può servire soprattutto nelle sfide difficilissime. Grazie Daniel Pisani. Grazie di essere stato con noi, gentilissimo. Grazie. Torna pure alla partita, che è importante vedere come va a finire. Buona serata. Buon lavoro a voi. Grazie. Ciao, grazie mille. Diamo un aggiornamento nel frattempo. 55esimo ancora. 0-0, solo un'azione pericolosa da parte di Hakimi, ma ancora nulla di fatto e neanche cambi da parte né di Antonio Conte né di Andrea Pirlo. In attesa del prossimo ospite leggerei qualche domanda. Vai. Martina ci scrive: si parla tanto della testa combattuta della classifica, ma chi secondo voi rischia più di retrocedere? Bella domanda. Brava Martina. Direi che il Crotone visto contro il Milan sia... Mm.